La capolista Narnese viene a giocare la partita a Cannara contro una squadra che sta lottando per la salvezza diretta, testa coda dunque allo Spoletini di Cannara, interessi incrociati in gioco, una Narnese che a causa delle squalifiche combinate dal giudice sportivo deve fare a meno di due uomini importanti come il centrocampista Manni e la punta Quondam. Raggi, Proietti e Donati formano il tridente d'attacco della squadra di Trippini. Migliori notizie da questo punto di vista per il collega Vicarelli, che recupera Venarucci in difesa e Frenguelli a centrocampo. In attacco Naxa, Biagini ed Albi formano il tridente. La Narnese viva al quinto minuto sulla destra, dove sono devastanti a volte le sovrapposizione di Nori, come al quinto quando lanciato da Silveri. Nori riesce ad entrare in aria, poi però il suo invito non è raccolto da nessun compagno. È solo un fuoco di paglia però, perché la linea mediana del Cannara, formata da Frenguelli, Della Botte e Raccichini, tutti e tre autori di una prestazione davvero superba, prendono subito in mano le redini del gioco e cominciano a scaldare Schiaroli con insidiosi tiri da lontano. Al decimo è la volta di Della Botte, con il portiere classe 92 della Narnese che in qualche modo riesce a parare. All'undicesimo invece è la volta di Raccichini sulle sue classiche punizioni, anche questa volta il tiro insidioso e Schiaroli oppone i pugni. Minuto 17, ancora un tiro da fuori, questa volta tocca all'ex Foligno Albi, che viene anche aiutato da una deviazione di un giocatore della Narnese. Schiaroli però in qualche modo riesce a recuperare la posizione e a deviare. Un Cannara dunque che gioca veramente molto bene. Al 37esimo ancora una volta ci prova da fuori Raccichini, c'è la parata di Schiaroli. Al 39esimo si fa viva la Narnese per la prima volta, anche in questo caso con una palla inattiva. La punizione è di Raggi, viene deviata da un paio di gambe, ma Formica è bravo a recuperare la posizione e da parare. All'inizio della ripresa subito un cambio tra le file della Narnese, esce Proietti ed entra Borrello, con Raggi che passa dalla fascia in zona d'attacco a fare la punta centrale, libero di svariare, ed è proprio da un suo decentramento che nasce la palla gol più nitida di tutta la partita della Narnese. Sulla destra riesce a liberarsi di Venarucci, mette in mezzo Gaggiotti di testa, è tempestivo nello scegliere il tempo ma sbaglia la mira mettendo a lato alla sinistra di Formica. La regola del calcio è ferrea, gol sbagliato significa gol subito, e al decimo, tre minuti più tardi, il Cannara va in gol. Frenguelli pennella molto bene per Naxa, che si trova solo davanti a Schiaroli. Schiaroli in qualche modo riesce a fermare Naxa, che però recupera la palla, vede intelligentemente Biagini fuori dell'area, che batte l'uscito Schiaroli con un pallonetto preciso. 1-0 dunque per il Cannara, che d'ora in avanti può condurre la partita a suo piacimento. Con un Raggi che svaria, al quale però mancano il peso, i centimetri di Quondam, chiaramente deve correre ai ripari Otello Trippini. Dentro dunque Ciferri con Gaggiotti, che viene spostato a centrocampo per dar manforte a Raggi, un Gaggiotti che poi a sua volta sarà sostituito da Martellotti, un giovane che nel fisico può ricordare, facendo le dovute proporzioni, Paolo Quondam. Al 31esimo però la Narnese ci può provare soltanto da fuori, perché la difesa del Cannara è schierata molto bene. Nell'occasione Formica è bravo a parare su Donati, ma proprio quando sembra che per la Narnese i problemi oramai divengano insormontabili, al 43esimo arriva l'insperato pari regalato dal portiere del Deruta Formica, che sbaglia a calcolare una punizione battuta da Raggi dall'altezza della linea mediana del campo, per di più decentrata. Formica, come abbiamo detto, sbaglia evidentemente a calcolare la traiettoria, con la palla che entra beffardamente alla sua destra. Per il Cannara è la beffa, perché la squadra di Vicarelli contro la prima della classe non aveva affatto demeritato, anzi era riuscita dopo il vantaggio a chiudere ogni spazio e a pressarli molto bene per tutti i 90 minuti. Per la Narnese chiaramente è un punto d'oro, vista anche le assenze di Magni e di Quondam, per non perdere questa partita.